Buongiorno ancora da Milano News e connessi qui dalla Climatfest. Al momento ci troviamo con Roberto che ci racconterà, spero nel dettaglio, un po' di informazioni sull'associazione, giusto? Sì, a Cittadini per l'Aria, cioè la mia associazione, è un'associazione di persone che si intendono attivarsi per la qualità dell'aria nelle città in particolare, e lo facciamo attraverso diverse iniziative. Tra le quali iniziative di scienza partecipata e o altrimenti anche con manifestazioni e occasioni pubbliche in cui diamo la possibilità a tutti quanti di a tutti i cittadini di far sentire la propria voce a proposito appunto di questo che secondo me è un elemento centrale della qualità della nostra vita. Quindi, allora, eravate anche voi in questi giorni qui al Climatfest, quindi se è possibile sapere di cosa ci avete raccontato, cosa avete chiacchierato e anche altre informazioni. Una premessa, Climatfest è un'occasione stupenda, veramente interessante e piacevole per tutti, per le associazioni ambientaliste, per le famiglie, per chiunque. Io veramente partecipo fin dalla prima edizione e è stata l'occasione di confrontarsi con tante associazioni, tanti amici, tante persone sensibili alle nostre tematiche. E questo è il motivo per cui anche quest'anno abbiamo deciso di partecipare. Abbiamo deciso di partecipare con l'idea di presentare la nostra più recente campagna di scienza partecipata, che è stata quella dei fazzoletti e dell'inquinamento. Quindi questi eventi di scienza partecipata, come ha chiamato lei, qual è l'idea? Voi ovviamente esponete le vostre ricerche, diciamo, al certo, pubblico. Certo. Dove volete arrivare? Certo. Cioè, la nostra idea naturalmente è di cambiare l'organizzazione delle città. La priorità è la qualità dell'aria. Riteniamo la qualità dell'aria un bene non negoziabile, che significa che le decisioni pubbliche devono essere ispirate in primo luogo a questa variabile, che è quella della qualità dell'aria che i cittadini respirano. La scienza partecipata è uno strumento di partecipazione, appunto, cioè di adesione dei singoli, delle famiglie, di tutta la collettività a dei progetti in cui le variabili raccolte, cioè la misurazione dell'inquinante, in questo caso le particelle, in altri casi il biossido di azoto, sono effettuate secondo dei criteri metodologicamente corretti. E questo è stato anche il caso di questa campagna dei fazzoletti e del PM10 in sostanza. Senza dubbio poi il discorso sulla qualità dell'aria è un discorso importantissimo a Milano, dove sappiamo che la qualità dell'aria soprattutto a inizio anno non è stata assolutamente delle migliori. No, niente affatto. Dobbiamo sperare che con l'impegno, perché senza impegno non si va da nessuna parte, anche dei singoli cittadini, si possa piano piano andare veramente verso un miglioramento. C'è qualche consiglio che può dare ai cittadini su come agire in prima persona? Certo, e si apre un mondo di possibilità naturalmente, però il primo consiglio francamente è quello di usare meno possibile l'auto, ovunque possibile usare i mezzi pubblici o i mezzi alternativi sostenibili, bici elettriche, monopattini elettrici, tutti i mezzi possibile. È il primo consiglio che mi sento di dare. È un cambiamento di vita, un sacrificio per molti, una difficoltà anche aggiuntiva, però è forse la prima possibilità che abbiamo per cambiare la situazione. Ma la seconda è farsi sentire a livello politico in maniera tale che le decisioni dei cittadini veramente riescano a fare una breccia nel muro di gomma che è rappresentato da una politica che apparentemente ascolta ma nella sostanza non rispetta le esigenze reali della cittadinanza. Quindi un cambiamento attivo nostro nel provare ad utilizzare più mezzi di trasporto, ma un impegno attivo anche politicamente. Assolutamente, sì.
un mondo che cambia deve cambiare anche attraverso la partecipazione. E motivo anche per cui facciamo queste campagne di scienza partecipata è che solo coinvolgendo in maniera attiva le persone riusciremo veramente a cambiare il mondo e la testa delle persone. Almeno noi partiamo da questa illusione, da quest'idea. E solo attraverso la partecipazione forse riusciremo a cambiare. Noi manteniamo questa certezza e speriamo di riuscire nel breve termine, non nel lungo termine, nel breve termine a cambiare anche l'aria, l'ambiente, dai, perché l'ambiente è di tutti. Esatto, si spera di riuscire a impegnarci tutti insieme ad avere un cambiamento che sia anche immediato e subito visibile. Infatti. Avete qualche pagina o un sito dove possiamo trovarvi per vedere tutte le vostre informazioni? Certo. Noi cittadiniperlaria.org, il nostro sito, lì trovate un po' le nostre campagne di cui ho accennato, NO2 nelle diverse edizioni, c'è la campagna di scienza partecipata per la misurazione del biossido di azoto. Quest'ultima campagna di cui ho parlato oggi, cioè quella dei fazzoletti in cui Extinction Rebellion, Statale Impatto Zero e Cittadini per l'Aria hanno collaborato per la misurazione degli effettivi inquinanti delle auto, 5.000 rilevazioni di auto nella città di Milano, quindi una campagna estesa, e le altre che stiamo portando avanti, perché con l'idea che non, a parte tutto, a parte non limitarsi alla realtà di Milano, delle grandi città come Torino, Brescia, Roma, come fino ad adesso, ma anche estendendo, ma anche in altre città come le città costiere, Genova, Civitavecchia, eccetera, dove le problematiche sono da un certo punto di vista diverse, ma analoghe nella sostanza. Poi sappiamo che l'aria è un bene comune e quindi esatto. proprio per quello dobbiamo cercare di prenderci cura ed è parte del prendersi cura del nostro pianeta e del nostro futuro. Grazie mille Grazie a voi, veramente. grazie.